Si chiama Fufio, si scrive Fufio, si pronuncia. Sarà un eremita, sarà solo, solo come un cane. Poi gli morirà anche il cane e sarà ancora più solo, ma sarà felice perché si scalderà al sole del cervello, cioè al sol pensarci. Chi le ha dette queste cose? Io, adesso sei sorda? Ah. E lui lo sa, lo sai che lui non sa niente di noi, ma noi sappiamo tutto di lui. È un classico. Non l'ho ancora letto? No, è un classico, vuol dire che noi conosciamo il suo destino come le nostre tasche, come le nostre, come le tue, come le nostre, come le tue. Che importanza ha? No, è importanza. Cosa ho in tasca io adesso? Non lo so. E allora, dai, Bastiana, per favore, non mi interrompere sempre. E tu, Vanvera, pensa a quello che dici quando parli. Guarda che lui è stato prescelto per andare. Prescelto? Sarà stato scelto. Come fanno a sceglierlo prima di sceglierlo? Voglio dire che è prestabilito che lui trovi le 33 verità. Prestabilito, sarà stato stabilito. Come fanno a stabilirlo prima di stabilirlo? Quando lo stabiliscono, l'hanno già stabilito. È un controsenso, non ha senso. Ho capito, capito, è un controsenso, non ha senso, è la stessa cosa. No, non ha senso vuol dire che non ha significato. Un controsenso vuol dire che ci cozza. Ci cozza? Sì, se tu hai una montagna di dubbi in fondo al mare, con cosa la scali? Con la ci cozza. E allora, dai, Bastiana, per favore, fammi continuare. Guarda che lui è stato scelto su 33 miliardi di esseri viventi e morenti. Deve trovare le 33 verità assolute e deve farlo almeno in 33 settimane. Chi ha avuto questa idea? Un trentino? Guarda che non scherzerei tanto, sai, Bastiana? Perché il suo è un viaggio molto duro, è un viaggio molto, molto particolare, un viaggio arduo. Secondo me, Arduino. Arduino era un re, perché lui non farà un viaggio da re quando sarà sull'eremo, quando sarà là, quando sarà là, quando la rassà, quando sarà là, quando la rassà, quando sarà là. Chi sono questa Lara e questa Sara? Saranno le sorelle di Arduino? Ah, e vanno sull'eremo con lui? No. Vuoi fare l'eremita? E allora Sellini, si dice, e allora pedali, non e allora Sellini. Sellini, pedali, che importanza ha? L'importante è faccia parte di una bicicletta, no? Io conoscevo una ragazza come te, adesso è morta! Sì, vabbè, ma cosa c'entra? Sai cosa penso di te, Bastiana, che mi interrompi sempre? Cosa pensi? Non te lo dico, dai, Vanvera, dimmi. No, non te lo dico, dai, dimmi. No, dai! Prima mi strofini la testa con un cane puzzolente, poi ti strofino la testa con un cane puzzolente, cioè vuol dire mi metti una pulce nell'orecchio! Sarà stasera, sarà papero, sarà papero, sarà stasera, sarà papero. Va, va, adesso va, va, va là e sta là, va, va là e sta là, va. Spogliati del tuo passato, spogliati del tuo presente e va. Va là e sta là. Prendi la tua donna, portala qua, spogli anche lei e tu va. Lei lasciala qua, ma tu va, va là e sta là. Stai mangiando? Smetti di mangiare. Stai bevendo? Smetti di bere. Stai digerendo? Smetti di digerire. Hai un peso sullo stomaco? Per forza, non bevi e non digerisci. Adesso va, va là e sta là. Ti chiederai chi sono io. Io sono il grande Shinai. Si scrive Shinai, si pronuncia Kinai, ma si legge Gedeone. Oh mio Gedeone, ho detto Shinai Cucco, sordarello da Verona, cerca di capire quando parlo. Vai su, vai sul Monte Ombelico, nella Val Cocige, nella zona del Pirineo, nella Valle dell'Inguele, nella zona della Pancia. Va là e sta là. Non sarà meglio che me lo scriva? Non fare domande, non dare risposte, non dire sciocchezze, non mangiare aragoste. Cioè, è un divertissement, scherzavo, no? È Palazzinaro. Palazzinaro? La Palissiano, Palazzinaro, forza ragazzo, non essere pignuolo, vai. Prendi il tuo bagaglio di esperienze e va. Non ho esperienze. Prendi il tuo bagaglio di ricordi e va. Non ho ricordi. Prendi le tue ansie e va. Sono senza ansie. Sei senza ansie?
Che tradotto vuol dire comunque va là e sta là, va bene? E non tornare finché non hai trovato le 33 verità assolute, chiaro? Chiaro, come Palazzinaro, forza, vai, avanti. E quanto devo stare via? Almeno 33 settimane. Non saranno troppe, 33 settimane, 37, 21, 21 più 21, 42, 42, 5, 5, 5, 5, 79, 79, 80, 81, 52, 52, 52, 52, 52, anno bisesto, anno funesto, sono felice, sono funesto, devo andare qui, non resto. Per me sono troppe, vai, va là e sta là. Non posso portarmi niente sul Monte Ombelico, no, non portarti niente, perché sul Monte Ombelico c'è già tutto, neanche la valigia dei ricordi, ma hai appena detto che non ne hai, me ne è scappato uno, me lo sono fatto addosso, allora portati un ricambio, ma sappi che là non ci sono stagioni, non ci piove, quindi porto solo roba estiva, sì, vai, esci dal vecchio te, entra in un nuovo te, cioè mi faccio bustina, sì, veloce però, è veloce. Perché hai tanta fretta, grande Shinai? Ho tanta fretta perché ho un mal di denti che non ci vedo. Avessi male agli occhi non riuscirei neanche a masticare, capisci? E devo andare dal dentista. E io cosa c'entro? Non capirai finché starai qua. Devi starai là. Sì, non è grammaticalmente infelice, ma ho capito. Me ne vado. Vai. Entra nei secoli dei secoli. Amen. Anche amen. Forza. È l'ora di un nuovo tè. Cioè, sono già le 5. Per favore. Vai alla fonte dell'urina, non mi sa di pulito, però scherzavo, dai, lungi da me, lungi da te, lungi mirante, giungi lungi, è un ballo, sì, giungi lungi, vai. E ricorda che la verità sta in fronte a te, quindi ho sole mio, sì, ho sole mio. Ricorda che la verità è come una tegola, cioè ondulata, no, sta in alto, capisci? Vai, che io ti benedica. Non si dice che Dio ti benedica? Adesso non so quanto ci metterò dal dentista, comunque, oh Dio ti benediciamo, va bene? Sei più tranquillo? Vai, io ti infondo giustizia, ti infondo bellezza, ti infondo gioia, ti infondo sanità, ti infondo saggezza, ti infondo a destra, ti infondo a sinistra, sei arrivato. Mi sento un po' perso come in un mar di caccarella, lo devi attraversare tutto il mar di caccarella, se vuoi arrivare all'isola del pensiero pulito, capisci? Ho paura, stringi i denti, cioè stringi le chiappe, cioè mi mordo il culo? No! Voglio dire, usa il cervello, stringo anche quello? Siamo ai minimi storici, non credo. Vai, va là e sta là. E se quando sono là mi annoio, se ti annoi scrivi. Scrivi un trattato su coclee e orecchioni nel periodo del cerume artificiale. Scrivi un libro su chi ha mangiato la tavola rotonda al congresso dei tarli. E se ti restano 10-15 anni di tempo, scrivi un trattatello su un eremita che scrive un trattatello e muore mentre scrive quel trattatello. Quindi non mi porterà fortuna, non credo. E con cosa scriverò? Carta ce n'è poco sul Monte Ombelico, fai quattro passi ma non lo troverai. Matite non esistono sul Monte Ombelico, penne nemmeno. E allora con cosa scrivo? Scriverai col becco d'un picchio intinto nel sangue. Il suo, il mio, il tuo, così scriverai finché ne hai. E se non ne avrò più, inventerai la penna di morte, ok? E se non trovo il becco d'un picchio, usa un altro animale qualsiasi, purché sia punta. Va bene anche il becco d'un rinoceronte, già più difficile da impugnare, ma se te lo lascia fare, forse è meglio quello d'un merlo, ma si usa quello d'un merlo. Non posso dirti di più stasera, ho un piede leporino, ho un'unghia incarnita, e tu sai che io credo nella reincarnazione, ma non delle unghie, capisci? Non posso dirti di più, ragazzo, non posso. Stop Magret, top secret, non ti fissare sulle parole. Ma grande maestro, dimmi, giovane bidello, cosa vuoi? Grande maestro, io vado sul Monte Ombelico, fonte dell'orina, mar di caccarella, sguazzo nella guazza e se quando sono là non dovessi trovare le 33 verità assolute, ti aiuterà il grande Simeone. Non c'è gente con una taglia media, grande Shinai, grande Simeone, no, non c'è. Lo riconoscerò, questo grande Simeone,
lo riconoscerai da come ti guarderà, da quello che dirà, da come lo farà, dalla sua rapidità. E se quando sarò là avrò freddo, batterai i denti. E se avrò fame, batterai i denti, ci metterai del cibo e ti sembrerà di masticare. E se soffrirò, ti leccherai le ferite. E se soffrirò per un banale mal di schiena, ti leccherai la schiena. Alla Fosbury però, sì. Quindi mi spezzerò l'osso del collo, probabilmente sì. Ma non prendere tutto come cono gelato, ragazzo. Cono gelato? Ho roccolato, cono gelato. Non ti fissare sulle parole. Non so, Shinai, vado, non vado, guado, non guado. Guarda al canale, guarda al canale. Vasellame, vaselina, Varese, vai. Vai sul Monte Ombelico, perché quando sarai là, sarai vicino alla polpetta catatonica, al brasato del tempo, all'involtino cosmico. Sarai vicino al lungo capitone. Sa che prendo la polpetta catatonica perché l'involtino cosmico non lo digerisco. Vai. Quando sarai là, sarai nel punto G, capisci? Cioè il punto giusto. Sotto di te ci saranno 1 miliardo di cinesi e insieme sorreggerete le sorti del mondo nella valle della tiranza. E solo tu potrai guardare dal grande buco del vedere. Oh, caduta di gusto. Ma che caduta di gusto? Il buco del vedere è il punto più alto della conoscenza umana. Io credevo fosse il punto più basso dell'evacuazione. No. Vai, va là e sta là. E ti rivedrò, grande Shinai. Mi rivedrai senza vedermi. Mi guarderai senza guardarmi. Ti crescerà il terzo occhio, diventerai Polifemo Guardone. Notizie dal fronte, ti si spaccherà in due il fronte in una guerra mentale. Ne sai sempre una più del diavolo, però. Non pronunciare quella parola. Però, non la sopporto, capisci? E adesso entra nella puzza orfica, ma non c'è una scorciatoia, fonte dell'orina, mar di caccarella, puzza orfica. Mi gioco l'olfatto in 2, 2, 4. Non ci sono scorciatoie. Vedi che hai sempre un diavolo per capello, non pronunciare quella parola. Capello, non lo sopporto. E adesso spiastrellati, smocchettati, spavimentati, slinolerti, cioè Andersen. In che senso? Andersen, vai in un'altra favola, via, Andersen. Mi segui? Cioè, allora vengo anch'io dal dentista. No! Mi segui vuol dire capisci? A rigor di logica, mai tirare il rigor di logica. Potresti essere tu a finire in rete, capisci? Che testa che hai, Shinai. Spero che tu ne abbia una di riserva, perché questa non mi sembra che giri giusto. Comunque mi hai convinto, alla fine mi hai convinto. Va, adesso va. Sotto metafora, ma è un po' scassato i coglioni, però... Va, adesso va. Avevo capito anche prima, se è per me. Va, adesso va. Va, adesso va. Avevo già sentito, Non sono mica Arcimboldo. Non ho mica le orecchie foderate di frutta. Sarà stasero. Fufio, in questo momento, si sente un po' come un rinoceronte in sacrestia, cioè... è spaesato! Senti se ti piace questa, Vanvera. Secondo me si sente come un re tornato re un'altra volta, cioè rintronato! Senti se ti piace questa, Bastiana. Secondo me si sente come una gazzella ai confini con l'Austria e il Lussemburgo il giorno della sagra della Mazzancolle, cioè non sa cosa dire. Per forza! Non parlano le gazzelle, non parlerebbero neanche il giorno del loro matrimonio, per forza non si sposano. A parte che io conosco una gazzella che ha sposato una mazzancolla. Sì, vabbè, Bastiana, ma cosa c'entra? Io conoscevo una ragazza come te, adesso è morta. Sì, vabbè, ma cosa c'entra col fatto che adesso apparirà il grande Simeone che gli farà un test psicoattitudinal, banal, chantal, moral, vocal, epocal? Gli darà una specie di nulla osta. Ho fatto 2 mesi di vacanze in nulla osta l'anno scorso. Bastiana! Mi fai andare avanti o no? Perché fai così? Poi che te le ha dette tutte queste cose? Me l'ha detto un uccellino. Che uccellino? Sai quell'uccellino che porti i neonati in un sacco nel becco? Che ha quei pantaloni di quel tessuto elegantissimo? C'è un uccello che porti i neonati col becco in un sacco, coi pantaloni molto, molto eleganti. Che uccello è? Dai! La vigogna! Tata davvero! Parapapero! Sarà stasero! Parapapero!
Fuffio? Sei Fuffio? Fuffio, sono Simeone, mi manda il grande Sinai, si scrive Sinai, spuncia Kinai, si legge Gedeone. Sono Simeone, si scrive Simeone, si pronuncia Simeone, si legge Simeone. Devo farti un esame, devo vedere se sei portato ad andare sul Monte Ombelico. Se sei portato ad andare sul Monte Ombelico, se non sei portato, ti accompagno io. È un esame, devo farti un esame, niente sangue, niente urina, niente punture, è un esame semplice, un piccolo test, devo farti un test per vedere il tuo quoziente intellettivo, QI, il tuo quoziente intellettivo, QI. Se tu vedi una baldracca, cosa gli dici? Voglia di lavorare, saltami addosso! Vai, ok, 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 ora cazzo in gamba, ok, ok. Sei un ragazzo in gamba, sei in gamba, sei un ragazzo portato. Adesso devo farti delle domande, tu mi dici le risposte. Oppure ti dico le risposte, tu mi dici a quale domanda corrispondi. Devo farti un esame, un piccolo test, un testicolo direi tu. Non lo volevo dire, non lo volevo dire, l'hai detto tu. Banane, banane, non lo volevo dire. Devo vedere se sei portato, un ragazzo giusto, se sei in gamba, se sei in gamba. Devo farti delle domande per vedere così. Prima lo facciamo, prima lo facciamo. Cosa fate a Capoeira? Prima lo facciamo, prima lo facciamo. Cosa fate a Capoeira? Rilassati, comunque, rilassati. Sgombra la tua mente. Sei rilassato? Io no. Tranquillo, tranquillo, devo farti tranquillo, un esame, niente così, sgombra la tua mente, sgombra la tua mente, sgombri anche solai, cantine, garage, va bene, parliamo dopo, tranquillo, respira forte, apri bene la bocca, apri bene la bocca, no, io sto fuori, troppo forte l'hai aperto, no, no, tranquillo, rilassati, ok, ok, vuoi vedere il tuo futuro? Vuoi vedere il tuo futuro? Guarda nella palla di vetro, hai una palla di vetro? Testicolo artificiale. Tranquillo, rilassati, ok, dai, prima lo facciamo, prima lo facciamo. Cosa fate a Capoeira? Tranquillo, di cosa fate a Capoeira? Cosa fate a Capoeira? Chi vi ha detto andare a Capoeira? Comunque ne parliamo dopo, rilassati, tranquillo. Facciamo un gioco semplice, tanto per rilassarti, tanto per rilassarti. Vuoi andare a Baldracca al buio? Prendi lucciolo per lanterne, molto bene. Sei un ragazzo molto illuminista, sei un illuminista umanista, tranquillo. Facciamo un gioco, si chiama domanda veloce, l'hai sentita? Troppo veloce. Ho vinto io. Cosa fate a Capoeira? Cosa fate a Caponord? Cosa fate a Caponord? Prima lo facciamo e prima lo facciamo. Cosa fate a Caponord? Cosa fate a Caponord? Cosa fate a Caponord? Chi va detto andare a Caponord? Comunque, fermi quelli a Capoeira e quelli a Caponord. Facciamo un gioco veloce, si chiama Scemo, è un gioco veloce, vediamo chi vince. Scemo, ho vinto io. Tranquillo, tranquillo. È un gioco semplice, molto particolare. Facciamo l'ultimo gioco per vedere se sei portato. Facciamo l'ultimo gioco per vedere se sei portato ad andare sul Monte Ombelico. È un gioco molto, molto semplice. Si chiama avulso, non avulso. Tu mi dici una cosa, io ti rispondo in maniera avulsa. Soffro di stipsi, dai fuoco tuo cognato. Molto bene. Ho mal di testa, picchia tua cugina nel linguine sinistro. Perfetto. Mi viene da vomitare, dai fuoco al chiosco del tuo giornalaio. Benissimo. Non ho figli e non so quale strumento usa Armstrong. Non hai figli e non sai quale strumento usa Armstrong? Una risposta per tutte e due. Tromba! Tatatatero, parapapero, sarasasero, parapapera, sarasasero, parapapero, parapapera, sarasasera. Simeone ha capito che Fuffio può farcela, è in gamba. È Fuffio che ha capito che Simeone non ce la fa. È andato, è fuori come una grondaia, è cotto come una bracciola, però è generoso, perché quando lo accompagnerà sull'eremo, quando sarà là, quando sarà là, allora ci sono le sorelle di Arduino. Bastiana, mi fai andare avanti? Quando sarà là, il suo cervello sarà a forma di pesce, cioè sgombro! Proverà una gioia nuova. Ah, non quella classica obsoleta, ho detto nuova, Bastiana, cerca di capire quando parlo. Proverà una felicità diversa, ah, non quella così così tradizionale, ovvio. Ho detto diversa, ma stai attenta o no? Quando fai così è come se tu mi schiacciassi una vacca sulla rotula, cioè mi fai venire il latte alle ginocchia. Sì, vabbè, ma cosa c'entra? Sai, chi te le ha dette queste cose? Me l'ha detto un uccellino. E che uccellino? Sai quello che vola e mentre vola fa quel polverone bianco in testa a una corona? C'è un uccellino che quando vola fa il polverone bianco con una corona in testa. Che uccello è? Il talco reale! Tatatatero, parapapero, sarà stasera, parapapero, sarà stasera, parapapero, sarà stasera. Sono contento, sono felice, provo una gioia nuova, correte! Correte chi? Che sono solo. Sto bene, avevi ragione, Sinai. Sto cosa urlo? Che sono solo. Sto bene, sento gli uccelli cantare, sento le campane suonare, sento gli uccelli suonare le campane.
come faranno? S'arrangeranno, fatti loro. Chi mi devo fare? Fatti loro. Sto bene, sento gli uccelli cantare, sento le campane suonare, sento il fischio dei treni, questi treni carichi di uccelli e di campane, che ogni frenata battacchio schiaccia cervelletto, sangue e piume. Io sto bene, gli uccelletti morti meno. Ma io son felice, se posso usare un frutto, me la godo. Sto bene, mi sento troppo rinato. Non intendevo rinato in quel senso, intendevo rinato, spartorito, come dopo la battaglia di Placenta. Mi sento legato alla terra da un cordone. Che sia un cordone ombelicale, Shinai, è un cordone ombelicale, è ombelicale. No, è un cordone vero. Sono nella Valle della Tiranza. Guarda quanti cinesi! Ehi, occhio a mandorla, bocca schiaccianoci! Venite su, giochiamo a frutta secca! Avevi ragione, Shinai! Senti come tirano, giochiamo a tiro alla fine, sono nel punto giusto, sono nel cucuzzolo del sapere, sono nel capezzolo del conoscere, sto bene, mi si aprono anche i pori, col sebo di poi è ovvio, sto proprio meglio, sento gli alti, sento i bassi, sento i toni, tutti i toni, anche i più piccoli toni, i little toni. Addio acne, addio scorie, addio sebo, addio foruncoli, addio punti neri, addio braccia se vado avanti così. Guarda, non è una caduta di gusto, il buco del vedere esiste veramente, Shinai, hai ragione, i cinesi, il buco del vedere, sono nel punto giusto, che vista lunga che avrò, guarda che roba! Guarda, sono solo, quindi guardo cosa vedo. Vedo la luna nel secondo pediluvio in fase catartica. Vedo plutonio in uranio, menenio in agrippa, giove in cranio. Vedo mercurio in termometro. C'è febbre di sapere nell'aria. Quanti sceriffi si buttano dai davanzali. Non sarà la notte delle stelle cadenti? C'è giustizia nella polvere. Quanti bacchetti di legno a punta cascano dal cielo? Non sarà la notte degli stuzzi cadenti? C'è una realtà interdentale nell'emisfero. Guarda che roba, guarda chi che sono solo, guarda che roba, vedo le scogliere di Dover, quelle più geografiche, le scogliere di Quandor, quelle più temporali, le scogliere di Perker, quelle più dubbiose, vedo tutto il mar di Caccarella da qua, molto più bello visto da qua che camminarci sopra a piedi scalzi. Non si è neanche aperto nel mio caso, dici che si apre una volta sola al mare, al mondo. Si vede che ci hanno già camminato sopra. Guardo che roba, che roba, che tramonto sul mar di Caccarella. Che riflessi smerdolini. Sono un guaribile romantico, sto già meglio. Guardo. Vedo cani latrare lontani, latrare nelle latrine, cani e gatti vicino a gatti, vicino a cani. Vedo fino a cani cattivi. Vedo lontano, vedo anche il pack da qua. È enorme, è ghiacciato. L'hanno consegnato stamattina il pack. C'è il postin, la bouquet. L'hanno portato stamattina, è ghiacciato. C'è il mittent, lo spag, l'indirizzo. È un gran bel pack. Guarda, vedo. Da qua vedo tutta la strada del sapere umano. C'è un incidente sulla strada del sapere umano. 20 chilometri di coda. C'è anche uno scoiattolo. 20 centimetri di coda.
Era più lunga, si vede che gli sono passati sopra durante l'incidente. Comunque la polizia sta tranquillizzando tutti, dopo non ci sarà più coda. L'unico che ha dei problemi è lo scoiattolo che dice come non ci sarà più coda. Proprio mai più? Faccia fila, si metta in coda. Vabbè, io lo posso anche fare, ma non ce la faccio. C'è la scivia per strada, sì? Hanno chiuso il tunnel, l'hanno chiuso. Si sono toccati, si stanno toccando, l'hanno chiuso per pudore, si sono toccati, si toccano. Sì, coito interrotto, caduta sessi. Sì, sì. La strada è bloccata, sì, sì, sì. Eccola lì. La classica donna chiama la vita dalla vita in giù. Eccola lì. Con la sua bella coda in testa. A parte che non mi sembra la sua, mi sembra quella dello scoiattolo. C'è un bel casino in questo momento, eh. Stanno transennando coi seni. Transennano, beh, bene, bene, col seno di poi possono fare quel che vogliono. Vedo che tutti non si muovono, però vanno avanti indietro, però non si muovono, però vanno avanti indietro, però non si muovono, vanno avanti indietro, stiamo lavorando per voi, bugiardi, bugiardi. Se posso dire, da quel che vedo qua, vedo cose di cui non posso dire, secondo me non c'è più religione. Non c'è più religione? Allora andremo a casa un'ora prima. Shinai, Shinai, tutto scompare, Shinai? È normale, Shinai? Non vedo più niente nel cannocchiale, Shinai. Ma non solo nel cannocchiale, Shinai. Non vedo più niente in generale. Cioè vedo, ma non vedo. Cioè non vedo più le cose di prima, Shinai. È il terzo occhio che sta crescendo, Shinai? Una curiosità, il terzo mi annulla gli altri due, eh? Allora potevi dirmelo prima, Shinai, che non salivo su sto coso, Shinai. Shinai, sono come in trance, ho delle visioni. Vedo ma non vedo, vedo elicotteri prendere i feriti dalla zona dell'incidente e portarli in un ospedale. Vedo altri elicotteri prendere feriti a caso da un ospedale e portarli nella zona dell'incidente. È normale, Shinai? Ho le traveggole, la Nina, la Pinta, la Santa Maria, ho le traveggole proprio. Non vedo la terra, non vedo il vaso, non vedo il davanzale, però vedo Colombo ogni tanto quando c'è, se no cambio. Io vedo strano, sono così, sono in trance, stravedo, straguardo, cioè vedo l'arrivo prima degli altri, straguardo, vedo discendere da qua intanto, che non è un bel verbo vedo in questo caso, sono come in trance, mi sento come il guardiano del faro. Posso cambiare accento e diventare guardiano del farò, così capisco come va a finire, Shinai. Sono come in trance. Ci sarà qualcuno che aiuta un povero cieco a scendere dal trance? Un trance chiamato desiderio? Il solito trance. Vedo orgasmi apoplettici, o Nazioni Unite, piumagioni inguinali, sculacciate a chi di dovere, ma soprattutto a chi di piacere. Vedo baci sulla bocca dello stomaco, vedo, ho queste visioni, le sento salire da qua, non hanno suonato, le faccio salire lo stesso, le faccio salire, un campanello d'allarme non bastava, sono così in una visione quasi cinematografica, interno giorno, esterno giorno, interno notte, interno è buio, è caldo, è freddo, è impazzita l'ora legale, vedo una casa di cura, la vedo, e dentro la casa di cura vedo una sala operatoria igienicamente perfetta, completamente asettica, pulitissima. Vedo anche uno scarafaggio giallo, grandezza coniglio, chiamala igienicamente perfetta. Sento i dottori parlare tra sé e sé, quante volte ho detto di non aprire la scatola degli scarafaggi. 7, risponde scarafaggio vestito da infermiere. 8, risponde elefante vestito da anestesista. È normale, Shinai? Tutti questi animali che dallo zoo scappano nella sala operatoria. Questi animali che dallo zoo scappano nella sala operatoria. È normale, Shinai? Il motivo? Non lo so, non lo so. Tutto, ma non lo so. Purché non lo so, ho il buco dello zoo. Non lo so, sinceramente non lo so, Shinai. Vedo il paziente guardare in alto ed essere convinto di essere già sotto anestesia totale, perché vedo uno scarafaggio giallo, grandezza coniglio, un elefante vestito da anestesista. È normale, Shinai? Continuo la mia visione quasi cinematografica. Faccio un primo piano del primario. Abita lì, quindi dovrebbe affacciarsi prima o poi.
l'operazione taglio al varicocele. Cinepresa che cerca la parola varicocele sul vocabolario, la trova e l'operazione può cominciare. Taglio, urlo del paziente che adesso è sotto anestesia totale, non prima, adesso. Si è urlato, era ancora sveglio, adesso è svenuto per forza. Viene operato anche di dinamo, perché ogni volta che va in bicicletta di notte gli si accende una luce rossa di dietro e una luce bianca davanti. È normale, Shinai? Questo nella sala operatoria 1. Nella sala operatoria 2 stanno operando un corpo di ballo, cioè 13 ballerini di punta spuntate e 13 ballerini di fila sfilate lì sul Bolshoi. Questo teatro troppo scivoloso. Infatti il russo Bolshoi vuol dire scivoloso. E allora perché ci ballate, cretine? Perché non sappiamo il russo. Va bene. Sala operatoria 1 socializza con sala operatoria 2. Piccolo rinfresco, tante guarigioni, fiori, abbracci, champagne. Solo l'elefante che ha una grossa memoria alla fine dice «Alt! A proboscide! Ehi! E l'operazione non la finiamo?» Allora io zoomo, zoomo, in questa mia visione quasi cinematografica, zoomo, 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 io zoomo, forse zoomo troppo, tant'è che oltrepasso il paziente, oltrepassi il lettino, buco il pavimento, praticamente trapano, una zoomata trapanante, arriva giù al reparto ortopedia, al pian terreno, dove una signora sui 60, rallenti, sui 50, rallenti, sui 40, rallenti! Chi l'ha detto di arrivare in macchina nel reparto ortopedia, eh? Una signora sui 20, che oltre a essere meno pericolosa e anche più giovane, è lì, nel reparto ortopedia, e ordina un femore, memore del fatto di averne già rotti due. E già che lì ordina anche una chiavicola, perché un duplicato può sempre servire. Un infermiere la guarda e le chiede cosa diavolo le serve il duplicato. Inquadratura del diavolo, un diavolo niente male, cioè un gran Belzebù. Sguardi incrociati tra signora e Zebù. Sono strabici, quindi a loro lo sguardo incrociato viene naturale. Sguardi incrociati tra signora e Zebù, signora Zebù, signora Zebù, signora Zebù, signora Zebù, signora Zebù. Alla meglio lo Zebù sulla signora. E io zoom, 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 zoom. Chiudo la zoomata proprio nell'attimo in cui stanno chiudendo il paziente. Avete chiuso? Peccato, perché ho lasciato dentro un teleobiettivo che mi serviva. Non riuscite a aprirlo, guardi, l'abbiamo appena chiuso. Ma aprirlo anche poco, un lembo, io come lembo kid entro, faccio, no, guardi, se vuol passare da dietro, no, grazie. Cambio obiettivo in tutti i sensi, guardi, non c'è problema. Faccia così, passi tra un mese, magari lo riapriamo. Come mi riaprite, dice il paziente. Prima lo scarafaggio, poi l'elefante, poi lo zebù. Ma c'è gente che soffre su questo lettino. Cambio scena, un po' tronco, forse troppo tronco. Tant'è che cinepresa numero 5 urta quel tronco che cade sul paziente adesso in anestesia totale alberata. Praticamente vegeta, c'ha una pianta in faccia, cosa deve fare? Sfumo la scena, la sfumo. Sfumo la scena, sfumatura bassa, molto bassa. Tant'è che entra un barbiere che dice, avete bisogno di me? No, hai detto sfumatura bassa, non in quel senso, barbiere, grazie. Il barbiere lì, con le mani in mano, cosa strana perché dovrebbe essere la manicure con le mani in mano. Invece il barbiere con le mani in mano. Colpo di scena, entra anche una manicure con le mani in mano. Scocca il dardo dell'amore tra manicure e barbiere. Inquadra la scocca, non riesce a beccare il dardo. Troppo veloce, colpo di fulmine. Lo prende il cineoperatore della cinepresa numero 5, dove è troppo vicino a dove cade il colpo di fulmine. Colpo di frusta, lo prende il barbiere nella scena sado raso. Cioè erotismo spicciolo. Hai da cambiare? No, hai detto spicciolo? Non in quel senso. Vattene ragazzo, lasciami lavorare. In quel momento entra una sartina che non dovrebbe essere lì. La sartina si innamora del barbiere. Scena della gelosia tra sartina e manicure che se la intende col barbiere. Inquadro anche le tende. Giacche ci sono. Inquadro le giacche, le tende, tutti i tessuti più belli. Chi ha la meglio nella scena della gelosia tra sartina e manicure? Ha la meglio la sartina, perché la manicure cade all'indietro su un puntaspilli della sartina in seguito da un porco spino che crede che quel puntaspilli sia la sua mamma per imprinting. Deficiente! Ma non lo vedi che è un puntaspilli? Cosa hai nella testa? Degli aghi? Sì. Scena di tre quarti, scena di due quarti, scena di un quarto, scena della mezza, cioè è già la mezza, cioè è caldo, è la mezza. Si è fatto tardi, c'è un sol leone. In che senso? Tutti gli altri leoni scappati, c'è un sol leone, se vuoi restare te, noi abbiamo caldo, andiamo. Colpo di sole,
lo prende l'aiuto regista, cadendo all'indietro e gridando aiuto, non regista, mica scemo. E questa, secondo me, è crudeltà bella e buona, da non confondere con crudeltà brutta e cattiva. La crudeltà bella e buona è quella fin di bene, fede be, quella brutta e cattiva è quella fin di male, fede be. Un esempio di crudeltà a fin di bene, uccido mio padre così dopo mi manca. Un esempio di crudeltà a fin di male, mio padre è riuscito a uccidere prima me. Fede me, questo è fede me, fin di male. Shinai, adesso mi si apre il terzo occhio, adesso vedo chiaro, Shinai, adesso capisco la prima verità. Mai confondere crudeltà bella e buona con crudeltà brutta e cattiva. E questa me la voglio scrivere nella carta, però, dice la carta dice fai quattro passi, uno, due, sono poi dove ero prima. Non c'è carta, sono anche preoccupato per altre attività, comunque adesso vedremo. Sarà qui, sarà là, dove sarà? È un indovinello australiano. Sarà qui, sarà là, dove sarà? È il canguro, nel marsupio, forse nel suo cassettino, ma io le mani non gliele metto. Forse sarà qui, sarà là, le sorelle di Arduino, ma non sono salite le sorelle di Arduino. Ah, sala qui, sala là, forse nei due monolocali, forse sale da qui, sale da là. Ehi, cinesi, l'avete voi la carta o siete dei sans-papier? Ehi! C'è un metodo per sapere se c'è la carta, un vecchio metodo, si chiama carta canta. Ma non la sento, se non la sento non canta, se non canta non c'è. Allora uso la mia, ce l'ho, non potevo dirlo prima, che evitavo tutta questa manfrina, eh? Non potevo dirlo prima. Dice, scriverai col becco d'un picchio intinto nel sangue. Il suo, il mio, il tuo. Scriverai col becco d'un picchio intinto nel sangue. Il mio o il suo? Il tuo. Col becco d'un picchio, tranquillo, picchio, rilassati. È la prima volta anche per me, tranquillo, picchio, rilassati. Anche vivo lo devo trovare il picchio? Picchio, per favore. Ehi, ti picchio, eh? E tu sai cosa vuol dire? Rilassato, tranquillo. Non ci prenderemo mai qua un po' di sangue, se no, tranquillo, rilassati su, guardami, guardami, non hai gli occhi, pensami, fai quello che vuoi, tranquillo. Se non c'è un terremoto non ci prenderemo mai, rilassati. Ah, 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 ah. Caro diario, come va? Da diario, sì, scusa, non è una gran domanda, ma falla tu con un picchio in mano vivo. Mai confondere crudeltà bella e buona con crudeltà brutta e cattiva. Un esempio, lanciare due sorelle dalla finestra in formazione mista dopo averle tinto i capelli in occasione della manifestazione delle trecce tricolori. Questa è una verità brutta e cattiva, no, e introduce il concetto anche di aeronautica e sorelle. Questa è violenza gratuita, se sono state buttate giù per niente, da non confondere con la violenza a pagamento se uno ha preso anche dei soldi per gettarle. Quindi la violenza introduce il concetto di dolore. Nella vita si prova un dolore, si prova un dolore, si prova un dolore, finché non si trova un dolore su misura, si dice tengo questo, mi va benissimo. Questo è il rapporto. Quindi cosa buona c'è gusto, cosa cattiva non c'è gusto. Quindi, come dicevano i lapponi, la vita dipende dal gusto. Lappo ergo sum. Per loro la caramella alla renna era squisita. Per la renna che doveva farsi leccare in corsa durante la tundra nell'inverno, molto meno buona. Anch'io preferisco altre caramelle ad altri gusti, che so, caramelle alla fragola, al tamarindo, all'arancio, al pecorino, al gorgonzola per togliere il sapore di pecorino, al porcino per togliere il sapore di gorgonzola, all'aglio per togliere i sapori nel raggio di 100 metri, caramelle alla benzina per smettere di fumare definitivamente, FDB, fin di bene, al mentolo, al littiolo, al tritolo, per sturare le carie una volta per tutte, toglie anche il rossore della gengiva, è nera adesso, vedrai che... Caramelle per il tempo libero, e quali sono? Sono quelle di 5,9 kg,
che se non hai un weekend non cominciare neanche a scartarle. Caramelle alle ciglia per pensarti ovunque, dovunque, quantunque. Caramelle al gusto di sciarpa per la gola. Dicono che la sciarpa fa bene alla gola. Per me è un po' stoppacciosa quando passa di qua. Però dopo se si disesofaga magari mi arriva nell'intestino pigro che me lo sveglia anche e lo ringrazio. Quindi un'opera di bene, o de b, da non confondere con opera di male, o de m. Opera di bene, porti i vestiti a un povero, opera di male non solo non glieli porto, ma gli usi suoi. Verità nuda, se lo spoglio è cruda, se gli mordi i ginocchi senza motivo. Caramelle alle unghie, per togliere il vizio, e come funzionano? L'unghia è già dentro la caramella, molto comoda, così non mangio sempre solo le mie. Caramelle al couscous, buone buone, certo, certo, davvero, davvero, sicuro, sicuro, prendi, prendi, canta, canta, buon lavoro, siete sempre, buon lavoro. Tranquillo, tranquillo, mi raccomando, rilassato, caramelle al gusto di sciarpa. Altro tipo di caramella molto importante sono le caramelle al gusto di ansia. Le mandi giù e ti innervosisci. Cosa buona, sto bene, cosa cattiva, sto male. La domanda che viene spontanea è cosa è buono? La domanda che viene spontanea a questo punto è cosa è buono, solo che cosa è femminile? È neutro, buono maschile. Quindi per regola dovrebbe essere cosa ha buona. Facciamo un ripasso di tutti i maschili femminili plurali e singolari. La got, femminile singolare, i gatti, maschile plurale. Il fatto che abbia le zampine gonfie, non so come mai. Come va? Per esempio la risposta come va? Come è femminile, anche va è femminile, solo che come è femminile plurale, va è femminile singolare. Quindi sarebbe coma va, coma va. Non benissimo, guarda. Non credo di svegliarmi domattina subito, subito. Se telefoni fai suonare molto comunque. Maschile è como sto. Non è una gran città, ma ci abito, como sto. Como va? Risposta anni 60. Oio, como va? Risposta così. Due plurali fanno un singolare a mucchio, cioè benone. Facciamo un ripasso di tutti i maschili e femminili. Jugulare. Di tutti i femminili plurali. La gara, femminile singolare. Le gare, voce del verbo femminile plurale di annodare. Le gare. Famigerato, singolare maschile, lecca la gelata, femminile plurale che ci scioglie. Sciare, femminile plurale, Sharon, maschile singolare estero. Amaro, maschile singolare, amare, femminile plurale di donne buttate in acqua. Amare! Curva, femminile singolare, cervi, maschile ramificato. Barra, femminile singolare, birre, femminile plurale. Quindi plurale maschile, se no sarebbe quindo, quinde plurale o quinda. Vabbè, andiamo avanti. Ciurm, singolare femminile, marinai di poco conto, maschile plurale. Agenda, femminile, agenore, maschile romanesco. Agenore! Massimiliano, singolare maschile, Elide, femminile plurale, Elide. Cioè il femminile plurale di Massimiliano è Elide. Se fosse maschile, Elido, Elida. Femminile singolare, Elida, questa Elida. Questa Elida manina, come nell'opera. Questa Elida manina, Elida manina. Tatatatero, tatatatero. Ho un motivo in testa, ma non mi sembra proprio questo. Questa Elida manina, se lo los. Tatatatero, tatatatero. Ho un motivo in testa, ma non ho... Di solito, se uno ha il motivo, dovrebbe avere la ragione. Io invece... Però questo è un motivetto, quindi dovrei cercare la ragionina. Forse,
Forse sono a metà dell'opera, come mai? Non trovavo un parcheggio, comunque palco 7, ci vediamo sopra, ciao. Facciamo un ripasso veloce. Ascia, femminile singolare, uscio, maschile singolare, non si apre l'uscio, tira l'ascia, facciamo un ripasso generale. Accostato, un ripasso generale di tutta la grammatica più generale, dei dittonghi, di, do, da, du, dei gigonghi, gigogagu e anche dei bibombi, bibobabu. Là abbiamo trovato verità nuda e cruda, fdb e fdm. Qua Shinai abbiamo trovato singolare, maschile, femminile, plurale. Se tutto va bene, in meno di 33 settimane riesco a trovare le 33 verità assolute. Oggi mi sono messo anche molto avanti e cosa faccio? Vado avanti nel pomeriggio a giocare a cosa? A sputtana pomeriggio! Sarà davvero! Sarà davvero! Sarà davvero! Sarà stasera! Sarà davvero! Sarà stasera! Para papara! Sarà stasera! Bastiana, più i giorni passano, più passano le settimane, più passano i mesi, e meno fuffio al cervello a forma di pesce. E come ce l'ha, Vanvera? Ce l'ha a forma di cesso, cioè occupato! Senti se ti piace questa. Più passa il tempo, meno la sua testa è intelligente. Adesso assomiglia a un lavandino, cioè otturata! Senti se ti piace questa, Vanvera. Secondo me la sua vita assomiglia sempre di più a quella della moglie di Radetzky. Cioè? È marcia! Perché la marcia di Radetzky sarebbe la moglie? Sono sempre insieme. A chi te l'ha detto? Non te lo posso dire, perché sono come una prognosi, cioè riservata. Dai, dimmi chi ti ha detto tutte queste verità. Me l'ha detto un uccellino, ancora. Che uccellino stavolta? Sai quell'uccellino che atterra male, bianco, tutto un po' così gommoso? Cioè lo stracchino! È un formaggio, non esiste. Allora me l'ha detto il lucciardone. E che uccello è? È quello che altri uccellini in gabbia con lui che non escono mai. Non esiste. Allora me l'ha detto il cucù. L'orologio svizzero, sì, che va avanti e indietro con l'uccellino indeciso. Vado, vengo, vado. Non esiste. Allora me l'ha detto lo storione, è un pesce. Allora forse me l'ha detto il giavellotto. Qual è quello sottile a punta che si pianta nel prato? Sì, non esiste. Allora me l'ha detto il cucchiaino. Che uccello è? È quello che imbocca gli altri uccellini nel nido con l'unità di misura dei canarini, cioè il miglio. Non esiste. Sai cosa penso di te, Bastiana, a questo punto? Vuoi che te lo dica cosa penso di te, di Fufio, del grande Shinai? Sì, dai, dimmi cosa pensi, è dall'inizio. Io penso che tu sia una tracatina, futolate, andetrine, casseline, fitta te. Eh? 1-0 per me! Bastiana, sai che forse lo storione esiste? Come esiste? Come hai fatto a accorgertene? Me ne sono accorto dal verso che fa mentre vola. Che verso fa? Lo storione fa... C'era una volta! C'era una volta! C'era una volta! E lo storione c'era una volta! C'era una volta! Non potrebbe essere il favoloso? No, è orrendo. Ah, allora è sicuramente lo storione. Ok. Ciao, Bastiana, buonanotte. Buonanotte. Ciao a te. Ciao. Vai. No, vai tu. No, prima tu. Dai. No, vai tu. Bastiana. Vanvera. Bastiana. Sei ancora lì, Bastiana? Mi vuoi bene? Eh? Mi vuoi bene? Sì. Bene. Sì. Maduli? Eh? No, voglio dire, Maduli? Sì, Tadulo. Tadulo? Mi hai chiesto se Tadulo, ti dico Tadulo. Ah, e tu per caso Taduli? Se tu mi avessi chiesto se Madulo, ti avrei detto Madulo. Ma tu mi hai chiesto se Tadulo, non bisogna confondere Tadulo con Madulo. Madulo, Taduli?
Taduli maduli, catali, atali maduli, patali, maneli catuli, otnuli paduli, paduli, atali, catali maneli, manuli, manuli, atali paduli, otnuli, madani utuli, stori, ma come parli? Parlo in gattico, in gattico. È un modo di farfugliamento felino. Me l'ha insegnato una mia amica, mezza amica, mezza amica, mezza matta, mezza scema, mezza morta. Adesso come sta? È morta anche l'altra mezza. Sì, non porti poca sfiga tu, Bastiana, eh? Da quando sei qui in cimitero continuo, Bastiana? Bastiana? Sono Luciana. C'è Bastiana? No, è morta. Stavo scherzando, sono Bastiana. Dai, Bastiana, per favore. Chiamami Luciana. Luciana è in punto di morte. Ah, e cosa fa? Farà un maglione in punto di morte. Cosa deve fare? Punto croce, per forza. Punto di morte, per forza. C'è Flaviana? Flaviana è più di là che di qua. Mandamela di qua che gli sparo, così dopo va di là. Flaviana? Valeriana c'è? Ma che? Quella dorme da quando è nata, Valeriana. Doriana? Flaviana? Valeriana? Ma in quante siamo, ragazze? Basta! Fuffio sta dormendo, ha un incubo, non sta bene, sta facendo un brutto sogno, sta male, sta molto male, sta facendo un incubo, non sta bene per niente, non sta... Uga, 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 in un accampamento indiano, uga, 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 un pomeriggio stellato, uga, 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 un capo indiano, uga, uga, completamente circonciso, uga, uga, particolare che si poteva anche non dire, uga, 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 perse la sua gattina preferita, uga, 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 che noi immaginiamo come si chiamasse, uga, uga. Uga, uga. Non ne potevamo più, era un giorno che andava avanti così, uga, uga, uga. Finalmente la ritrovò, uga, uga. Ma non smise, uga, uga, uga. Non aveva mai fatto così, uga, 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 se non quando perdeva la sua gattina, uga, uga. Ma adesso l'aveva ritrovata, uga, uga, cos'era scemo, uga, uga, uga. Si pensò subito di chiamare sua madre, uga, 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 che appena arrivò si chiamava come la gattina, uga, uga, uga. Vide suo figlio e disse, basta, uga, uga, beh, questo signore l'avremmo detto anche noi, eh? Uga, 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 solo un capindiano anziano ebbe una grande idea per farlo smettere, uga, uga, ma non la disse a nessuno, uga, uga, uga. Ne avevamo le palle piene, uga, 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 le tende dell'accampamento si afflosciavano da sole, uga, 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 fino a quando lui, uga, 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 smise da solo, uga. Ma in lontananza si udì lo stesso, uga, 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 e non era lui, uga, uga, allora chi era? Uga, uga, si sentiva, uga, uga, era l'eco, uga, 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 che ormai aveva imparato a memoria, uga, 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 ormai la sapeva, l'aveva imparata, uga, uga, che fare, uga, uga, o chiamare la mamma dell'eco, uga, 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 o spianare la vallata togliendo tutte le montagne una volta per tutte, uga, uga, uga. Si optò per quest'ultima soluzione, anche se nessuno sapeva cosa vuol dire, optò, uga, 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 ma un bel dì, che viene dopo il bel A, il bel B e il bel C, uga, uga, un bel dì, dopo 390 ore di lavori forzati, non c'era più una collinetta, una montagnuola, un avvallamento nel raggio di 360 miglia. E se questo era il raggio, io voglio vedere la bicicletta. Lea, ma in lontananza lea, si udì un'altra litania, lea, era sempre lui, lea, solo che questa volta non aveva perso la sua gattina preferita, uga, uga, aveva perso la sua cricettina prediletta, lea, noi immaginiamo come si chiamasse, lea, non ne potevamo più, lea, anche perché lui era un uomo pieno d'animali, lea,
figuriamoci se perdeva il serpente Edo, Edo, o la cavalletta Pia, ia, ia. Che fare? Are, are, are. O strappargli le tonsille, il, il. O farlo fuori, are, are. Eravamo disperati, ate, ate. E se perdeva il suo cormorano, ano, ano. Non sapevamo più che dire, ire, ire. Che troia, che merda, co zio, che vacca, co giuda, che bestia, co cane. Becco il terzo occhio, mi acceco da solo. Vedo quando dormo, vedo quando non dormo, vedo quando sogno, vedo quando non sogno, vedo col lungo cannocchiale, vedo senza lungo cannocchiale, vedo quando vedo, e questa è la norma. Tatatatero, forse è la norma, papapapero, sassassero, tatatatero. Comunque la risolviamo dopo, adesso, che troia, che dopo, che norma, che vacca, che giuda, che bestia, che cane. Anche cocucciolo, non è che io mi fissi con una parte dell'animale, anche cavacca, capezzata, cavitellino, io non ce l'ho proprio con una stirpe in particolare, ca tanto, e se tanto mi dà tanto io prendo tanto, ca boia, ca giuda, ca cane, ca sia, ca zio, ca sia, ca nipote, ca cugino, non è che io ce l'ho con qualcuno dell'albero genealogico. Caboia, catroia, cavacca, cogiuda, calbero genealogico. Si vede che sento proprio queste visioni, le sento salire, si vede che ho questa forza interiore. Forza interiore! Si vede che ho questo intestino sportivissimo, si vede che sento... È un'altra visione, una visione media questa. So anche che scuola fa, è una visione media, né grande né piccola. È una visione interno giorno, esterno giorno, interno eterno. Stiamo qua alla vita, non lo so, vedo oltre la casa di cura, vedo molto oltre, vedo uno studio di posa, un bellissimo studio di posa, e vedo anche un pitzkult, un pittore scultore, vedo che arriva verso il suo studio di posa, il pitzkult, con la sua moto, il pitzkult sta arrivando, il pittore scultore ferma la moto davanti allo studio di posa, la spegne, la mette sul cavalletto e comincia a dipingerla, perché tutto quello che è sul cavalletto lui prima o poi una verniciata gliela deve dare. Lui ha una testa fatta così, gli corre incontro il suo pitzkult, un cane di razza bastarda perché gli morde i ginocchi senza motivo, e gli dà una bella mano a verniciare la moto, il cane, e il pitzkult, il pittore scultore, dà una bella mano anche al cane, cioè lo vernicia una volta al giorno come media. Non ha un poro aperto da anni sto cane, poro cane, ma perché? Cosa ti ha fatto pelle a pelle vis-à-vis? Me lo dici? Quel giorno il pittore scultore ha la più grande idea della sua vita, cioè vuole fare l'autoritratto del suo cuore e muore dissanguato, deficiente. Ma per forza, scusa, prendi un modello, no? Lo squarto, lo squinto, prendine quante te ne servono, non pensare al numero. Intanto c'è una chiazza di sangue, un lago ematico e il cane è lì, da solo, molto solo, troppo solo. Tant'è che decide di andare a vivere a casa di un amico cane pastore, che proprio quel giorno uccide il pastore e resta cane. Cane pastore, o io o lui, e basta! Già la cuccia è piccola, sono anni, cane pastore, uccide anche tutte le pecore, si fa un maglione enorme, erano 3.000 le pecore, quindi piccolo non è. Il maglione ha una chiazza scura nella schiena, per forza, la pecora nera c'è sempre. Il pitzkult, il cane pastore, senza pastore, vanno a vivere nella chiazza ematica. Bacette, pelucchi, ossa, pulci, ma sono felici loro. Io no, perché ho queste visioni, le sento salire, caboia, catroia, capite, cascult. Queste visioni strane, si vede che ho questi poteri medianici, indiscussi. Prima dei poteri medianici ho prima poteri piccoli, poi poteri anulari, poi medianici, poi indicativi, poi autostop, si vede che sento questo trasporto, io non salgo, si vede un po' che sono come Pollicino, che poi gli martellano la mano, diventa Ditone, è una storia, si vede, questa è una visione grossa, che grossa, una visione tosta, che tosta, che grossa, che tosta, visione strana, che tosta, che grossa, caposchia, non so cosa senti, che tosta, che grossa, caposchia, che toschia, cioè una visione russa, caposchia, catroschia, camusca, cavasca, catusca, cavasca, caposchia, catusca, è una visione russa, mai vista, in mondo visione, mai fatto una visione in mondo visione, catroschia, cavusca, capasca, cavasca, si vede che è l'antenna del picchio che mi fa prendere dei canali che prima non prendevo, catrasca, cavasca, voglio vedere anche Capodistria, catrosca, camusca, cavasca, carasca, catosca, cavasca, catrosca, non so russo, però ci hai preso, catrosca vuol dire non so russo, camasca vuol dire ciao, catrosca, cavasca, sono quasi uguali, catrasca vuol dire non sono quasi uguali, camusca vuol dire non lo so, camusca, catrasca, cavasca, non lo so, cavasca, camusca, cavasca, facci il bagno, va via, catrosca, cavasca, camasca, vuol dire inverno, cavasca, ciao, c'è gelo,
C'è Brina, Brina. Vedo anche l'orso Bruno. Bruno. Mi sembra di vedere anche l'orso Marino. Marino. È una situazione un po' barbara, Barbara. È freddo, molto. C'è una capanna. C'è un maso. C'è una baita. C'è un fugio. Due volte. È un rifugio. È Natale. È Babbo. È Babbo Natale. Non solo. Questo vuol dire non solo. È Babbo Natale che diventa Babbo. Cioè, è gravida una renna del gruppo. Babbo Natale cerca di minimizzare, minimizza, ma gli tocca di sposarla alla fine. Giuro, dice Babbo Natale con lo suocero, non c'entro niente, ho l'alibi, chiedetelo alla slitta, stavo consegnando i regali. Lo suocero risponde abbastanza indispettito, sbattecaz, che tradotto vuol dire non me ne frega niente, è la seconda che mi fecondi. Praticamente è la feconda, quindi adesso basta. Qui qualcuno deve pagare per questa ignominia, anche se nessuno sa cosa vuol dire qualcuno. Inquadratura di un cassiere di banca che non vuol tirare fuori una lira per la renna ripiena, ripiena poi. Chi la apre? Panna, crema, cioccolata, marmellata? Io non mi fido. La renna è lì che piange. Lacrima 1 e lacrima 2 cadono a terra. Lacrima Cristi. Qualcuno sta imbottigliando. Colpo di scena. Da una porta entra un daino, cugino della renna, che appena vede la renna piangere, il daino cosa fa? Si straccia la pelle e gli asciuga le gote. E vai! Siamo a Göteborg, il paese della generosità facciale, a 360 km da Campolungo, un altro paese. Campo Stretto, un altro paese, no, visione ravvicinata. L'animale è lì, tutto pelle e ossa. La renna, perché il daino, secondo me, è solo ossa, con l'uso che ha fatto della pelle. Scena shock, cioè, stupidina, sciocco, ho detto, non sciocca. Ah. Scena da film horror. Mai visto un film di horror? Dai che l'hai visto, film di horror. Horror, quello con quel cavaliere con la benda nera, con Don Diego della Vega, che va sempre con la spada, fa quelle H di horror, horror, horror. Babbo Natale vede la scena incresciosa, si attacca alla sua barba, la straccia e muore dissanguato. Per forza deficiente, è la tua, cosa tiri? Non è carnevale, è vera quella lì. Fine della scena. E io dopo scena mi sento più leggero. Strano, perché dopo scena uno si dovrebbe sentire più pesante. Io mi sento più liberato. Mi sento liberato come un Gerusalemme. Dopo scena sto bene. Forse l'ultima scena, chissà. Vedo più di 11 persone, meno di 13. Ma porco Giuda, ma è l'ultima scena. Shinai, mi si apre il terzo occhio ancora. Adesso capisco l'altra verità. Che a fare del bene alla renna ci si lascia la pelle. E questa me la voglio scrivere. A fare del bene alla renna ci si lascia la pelle. E questa me la voglio scrivere. A fare del bene alla renna, anche a usare il picchio ci si lascia la pelle forse. A fare del bene alla renna ci si lascia la pelle. E non vomitare che faccio le macchie, via! E questa la voglio mettere qua ad asciugare, perché oggi ho il sangue che non coagula. E voglio vedere se riesco a farla asciugare qua nel mio laboratorio delle analisi pensative. Voglio vedere che caos che c'è qua dietro. C'è un grande caos. Non trovo neanche più le S. C'è un caos bestiale. Voglio vedere com'è andata per costruire al buio un cappello leggio. Voglio vedere cosa mi sono messo in testa. Adesso probabilmente la parte davanti, sì, forse l'ho fatta un po' troppo flessibile, un po' troppo, sembra il colpo di frusta, lo sento nei talloni, colpo di frusta, forse, comunque voglio dire, la parte dietro andrebbe anche abbastanza bene. In ogni modo, dice scripta manent e verba volant, secondo me anche scripta volant, comunque non vorrei rovinare un proverbio per un modo di dire. Comunque adesso così dice educate perché salute. Prima o poi si fermerà, secondo me più poi che prima. Comunque adesso se un è miope non è il leggio cappello ideale questo. Se un è miope, se un etiope, adesso io non posso pensare proprio a tutte le etnie adesso. Se un è miope, etiope, ecco sono due bei problemi mica piccoli probabilmente. E se è suope, si arrangia lui, io non posso pensare, se è miope ci penso io, se è tuope ti do una mano, ma se è suope io non posso pensare proprio a tutto quel che vedo, non posso,
Dai, beh, allora, voglio dire, scusa, sono circondato dalle verità, una davanti, una di dietro, ah, marrano, e se volessi cambiare colore, ah, oh, marrone, ah, fellone, se mi piacessero altri registi, vabbè, ah, oh, Fellini, basta, basta, basta schermaglie, su, che devo scrivere mezza verità, ah, 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 inguinale, l'inguinamento, oh, oh. Mezza verità, questa è una verità intera e questa è mezza verità. Non sempre chi si ferma è perduto, alle volte è soltanto arrivato. Non ti allontanare mai più così tanto, eh? Altra mezza verità, altra mezza verità. Non sempre tirare i remi in barca è negativo, può voler dire che qualcuno ti ha attaccato dietro un motore da 600 cavalli. Questa è l'altra mezza verità e la mettiamo qua. La domanda che viene spontanea è: appendimento o apprendimento? Appendimento o apprendimento? Circolare, circolare, non c'è niente da vedere, su, hai l'occhio vigile, meglio, circolare, circolare. Conciglia? Sì, conciglia. Meglio, via, via. Cassia, catroia, cavacca, caboia, cagiuda, cabestie. Troppe visioni in un momento solo. Verrà la morte e avrai i tuoi sandali. Cassia, caboia, cavacca, caboia. Vedi verità scottante. Vedi il rapporto tra confusione e al tempo stesso poesia. La verità è questa, cavac, cagiuda, caporc, cavac, catroia. Importante capire che è difficile pensare alla vita. Bisogna pensare alla vecchiaia. Vecchio può essere anche un ragazzo di 24 anni, con le rughe sulle spalle, gli occhi viola, il naso screpolato, la bava alle orecchie, la forfra tra i peli delle gambe, il cerume sotto i talloni, senza denti, senza dita, con le dita al posto dei denti e i denti al posto delle dita. Praticamente un tipo, ma insomma, bello no, comunque, se vuoi uscire con lui mettigli il casco alla rovescia che è molto meglio. Però il ragazzo ha un vantaggio, quale? Può mangiarsi le unghie senza aprire bocca. Oggi ho scoperto l'arcano della morte, ho scoperto che la morte può essere di tre tipi. Ah, 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 col picchio se vado avanti così, istantanea se ti fanno anche una foto, indiretta se doveva morire un altro invece indirettamente muori proprio tu, apparente se il defunto canta per tutto il funerale. Non potete guardarci prima di chiudere, eh? Morte cardiaca, qual è? Quando il cuore smette di battere, cioè cambia mestiere, non batte più, basta. Morte molisana, che è quella con olive, cipolle e origano, che è buonissima. Muori di morsi. E se ne volessi ancora, guarda che muori nei rimorsi. Allora niente. Morte accidentale, cioè gliene ha dette tante, ma tante, ma tante, ma tante, che è morto accidentalmente. Morte dolosa, morte colposa, morte sciantosa, amos, gnornò, gnornò, amos, gnornò, 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 lupara bianca in faccia scura, vedrai che ti convinco. Morte urbana, se muore una vigilessa. Morte extraurbana, se muore una vigilessa fuori dal comune, cioè di un'altra città, no, bellissima, ah, in questo senso fuori dal comune, adesso ho capito. Morte tale di banana se muori gridando come abbiamo accennato prima e lo abbiamo anticipato, la morte dipende sempre dalla vecchiaia. Infatti solo i sordi non si sentono vecchi. Sonora idiozia, cavac, caboia, cagiude, cavac, cabestia, cocchiane. Conosco un uomo di 116 anni appena compiuti
che quando gli chiedevi se si sentiva anziano rispondeva affatto, quando gli chiedevi se si sentiva più di qua che di là rispondeva affatto, quando gli chiedero come si chiamasse lui rispose affatto. Quindi non era vecchio, era solo scemo. Non sempre le due cose corrispondono, alle volte sì, tuo fratello per esempio. Alle volte la caducità della vita ce la insegnano le piante. Si pensi alla quercia secolare che ha la stessa agilità di quando aveva un anno e mezzo, cioè completamente immobile. Sonore di ozia, cassia, caboia, catroia, cavacca. Conosco una donna di 177 anni, da vedere un po' di più però si dimostra, che aveva gli occhi talmente scavati che si vedeva la pala appoggiata al naso. Una donna che è riuscita a mangiare una foca viva senza macchiarsi i vestiti di sangue. Come avrà fatto? Io lo so. Era nuda! Sinai, sto andando da Dio. Ho trovato quasi tutte le verità, Sinai. Sto andando da Dio, hai bisogno? Vado da Dio, approfittane, Sinai. I cinesi sono un po' alla corda, ma ci sono. Sinai, ci sei? Sinai, ormai ho trovato tutte le verità. Quasi adesso, Sinai. Ragazze, lasciatemi lavorare. Sinai, mi vedi? Ti vedo? Allora ci vediamo, forse è nata così la frase. Sinai, ma questo non è Sinai. Questo è un vecchio signore. Coi capelli bianchi. E qua di fianco cosa c'è? C'è un grosso triangolo in mezzo alla strada con un occhio dentro. Un triangolo con un occhio dentro in mezzo alla strada. Vuoi vedere che Dio è rimasto in panne con l'autostima? Sinai. No, ma non è Sinai, c'è nebbia. Non riesco a distinguere. Qua c'è un signore che in mano ha un ombrello e nell'altra mano una nonna. Solo che da qua non riesco a capire qual è l'ombrello e qual è la nonna. Probabilmente l'ombrello è quello che aprirà per primo. Però qua adesso vedo una nonna completamente squartata e qua un ombrello chiuso, sporco di sangue in punta. Vuoi vedere che non ha piovuto? Ha aperto prima l'ombrello? Anzi, prima la nonna dell'ombrello. Sinai, Sinai, ho scoperto un'altra verità, che la verità è come un colpo, cioè in canna, Sinai. Ho scoperto un'altra verità, sono sullo stanchino, vorrei andare a casa, sono esausto. Un'altra visione, una visione lampo, anche più facile da togliere, senza bottoni, più comoda. Sinai è una stola di visione, pelosina, pelosina, avvolgente. Mi tolgo tanto di cappello davanti a questa visione. È la donna di prima, del reparto ortopedia, che entra in un bar e spiritosa chiede un anticrittogamico, per favore. E il barista spiritoso e contadino le chiede l'anticrittogamico, lo vuole le erbe? Tatatatero, papapapero, sarasasero, parapapero, sarasasero, parapapero, sarasasara, parapapero, sarasasero, parapapara, Bastiana c'è gente, sarasasero, voglio trovare il motivetto, tarasasara, dai, parapapero. Sono passati quasi 100 anni. Fufio si è cotto la vista, non ha trovato la 33esima verità, vuole andare a casa. Sarà il carattere, sarà l'indole, sarà il modo di fare, sarà il fisico. Perché dici sempre sarà, sarà, sarà? Conoscevo una ragazza che non diceva mai sarà. È morta. No, l'abbiamo salvata per un pelo. Poi il pelo si è spezzato, dopo è morta. Sempre roba cruenta, tu Bastiana. Sì, dicevo, sono passati quasi 100 anni. Non mi piace la parola quasi, ma scusa, dato che siamo in confidenza, posso chiederti, che te lo voglio chiedere dall'inizio, ma a te cos'è che ti piace? Mi piace la crostata di cavallo, se riesci a farla fare al cavallo mentre galoppa sotto la pioggia nel fango. Mi piace quando il mio coniglietto per i suoi peccatucci di gola si mangia la carotide da solo. Mi piace quando la sera a cena, prima di cominciare a mangiare, aspetti i miei genitori e verso le 6 della mattina invece comincio a mangiare perché mi rendo conto di essere orfana dalla nascita. Sì, vabbè, ma cosa c'entra col fatto che Fuffi è stanco, vuole andare a casa, non ha trovato la 33esima verità? Posso chiederti, scusa Bastiana, di che segno sei?
pesci, ascendente, pane, un miracolo. Sì, sono di Cana, ah, la città dello zucchero scuro, caspita, no, dico cuspide, sono nato, no, dico io caspita, no, dico cuspide, caspita, dico, ma chi te le ha dette tutte queste cose? Me l'ha detto un uccellino, ancora, che uccellino? Sai quell'uccellino con la scritta in piccolo sulle alucce? Il cartellino! Non esiste! Allora me l'ha detto il catafalco, è un trumò, ma se tu lo apri vedrai che dentro c'è l'uccellino, non esiste. Allora me l'ha detto, come si chiama quell'uccellino bianco che vola vicino alle navi nel mare con le sbarre, il gabbione, non esiste. Allora me l'ha detto il fagiolo, è un uccello, sì, quello che cade proprio nel momento più adatto, cioè a fagiolo, non esiste. Allora me l'ha detto lo sdengete. Qual è? È quello che ha appena sbattuto contro il palo della luce. Non esiste. Adesso, prima c'era. Non esiste. Allora me l'ha detto il puntino. È un uccello. Ma sì, è quello che vedi di lontano, lontano, dici, scemo un puntino. Poi non si avvicina, allora ci vai là tu e dici, ma è un puntino. Non esiste. Io conoscevo un uccellino come te. È morto? No. L'ho strozzato io! Tatatatero! Papapapero! Stasera! Papera! Stasera! Papera! E stasera papera! E stasera papera! Stasera papera! Stasera papera! Su 33 miliardi di esseri viventi e morenti hanno scelto me? No! Non l'hanno neanche chiesto agli altri, ma lo dovevo capire da alcuni particolari, lo dovevo capire. Va, adesso va, e se da noi scrivi un trattato su Moby Doc, la balena d'origine controllata, ma dai, vai, scrivi qualche cosa, un libro sulla balena più tenera che c'è, la balena più tenera, Moby Dick, vai, va là, sta là, vai, e poi se poi mordi il freno, non potrei leccare il cerchione, no, è pericoloso uguale se la macchina va, vai, prendi il toro per le corna, non potrei prendere fischi per fiaschi che è meno, no, prendi il toro per le corna e mettigli anche le spadrillas, le banderillas, no, le pantofoline tessutate, lo alzi, gliene infini, ma se mi uccide vai, va là e sta là, poi arriva lui, il grande Simeone, cosa fate a Caponord? Non lo doveva neanche fare il test psicoattitudinal, banal, chantal, moral, vocal. Non ci dovevo cascare, io sono una persona diversa, faccio altre cose nella vita, sono sbrano terapeuta, io mordo e curo, porto il paziente all'osso, sono sanguigno, genuino, benigno, io sono costruttore di scatole di montaggio per tori e per panna, non posso stare qua ancora per tutta la vita a scoprire che so come si apparecchiano le tavole pitagoriche, si apparecchieranno con una tovaglia a quadretti, cosa devo dire? Sei il grande Shinai, t'arrangi, fossi il piccolo Shinai, ma se sei il grande Shinai, t'arrangi, fossi il medio Shinai, ma sei il grande, t'arrangi. Aveva ragione il mio dentista quando mi diceva, troppa storia è passata sotto i ponti, cavare queste carie, cavare, cavare. Aveva ragione la mia musa, quando cercava di farmi capire qualcosa io non capivo, e lei mi diceva, down, 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 e io non capivo, e lei mi ripeteva, down, down. Voleva dire molla, molla, ma io ormai sono in ballo, mi rompo le balle, anche se il proverbio non è così. Oggi mi sento strano, mi sento come un guru al congresso dei canguru, cioè potessi saltarlo come fanno loro lo farei. Mi sento come un fisioterapista per canarini il primo giorno di lavoro, cioè dove metto le mani faccio del danno per forza. Poi con licenza parlando, sono stato per più di 90 anni a guardare dentro un buco del vedere, ma per favore, devo andare a casa, devo trovare l'ultima verità, a tutti i costi, a costo di inventarmela, non posso stare ancora qua, ci stiano i cinesi se vogliono stare, che poi hanno mollato, ma per forza, hanno gli occhi a mandorla, mica le noci di cocco nel cervello, ma dai, ma devo trovare una verità, devo, a costo di inventarla, non posso stare ancora qua. Mi si è formato anche uno strano animaletto tra le dita dei piedi che tutte le mattine alle 8 in punto mi sveglia. Che sia il callo cedrone, eh? Come si fa a capire? Devo andare a trovare una verità che vada bene al grande Shinai. Devo andare nel rifugio degli intu, dove ho intuito per tanti anni. Devo andare nella cuccia degli arcani.
cani per trovare una verità fedele che vada bene al grande Sinai. Scivolo, ergo sum. Che buio che c'è qua dietro. C'è un buio che qualche ligure potrebbe definire un buio pesto. Ah, se fossi più veloce della luce. Se fossi più veloce della luce dovrei alzarmi molto presto la mattina. Avevo scritto qualcosa da queste parti su questo argomento. Forse l'ho messo qua sotto nello scaffale dei ragionamenti insulsi. Voglio guardare sotto scaff, sotto ra, sotto ins. Non c'è. Trovato! Era sotto trov. Cosa vedo? O me lo dico, sto qua una vita, sono da solo. Vedo la mia vecchia cassaforte, non mi ricordo più neanche la sua combinazione. So che era una strana combinazione, ma per una strana combinazione non me la ricordo più. Allora me la invento. Strana combinazione, 20 donne nude sdraiate a pancia all'aria, passa su un prato un uomo lì che ama sia il golf che il sesso. Questa secondo me è una strana combinazione, però non si apre la cassaforte. Voglio vedere intanto se nella carpetta delle meraviglie, come diceva Cenerentola, nella scarpetta delle meraviglie c'è una verità che possa andar bene per il grande Sinai, che so, una verità indolore, cioè niente male, ecco, una verità tipo questa, controllare se Maciste aveva una pallina di grasso sotto la pelle e tutti lo chiamavano la ciste. No, questa è troppo scema, questa potrebbe andare bene. Mandare giù i rospi e sputare i principi. Rapporto tra digestione e monarchia. Come finiranno, un rutto li seppellirà per sempre. Troppo reale in tutti i sensi. Forse questa è troppo sensi. Questa. Quando un aereo vola basso e al posto del carrello ha le pantofole, significa una cosa sola. Si è appena alzato, ecco, questo. Non vorrei che andasse a sbattere contro il pigiama palazzo, però. Voglio vedere adesso, intanto voglio stendere un po' le gambe perché le ho tenute in lavatrice per più di 80 anni, adesso le voglio stendere. Le gambe ho tenuto in lavatrice solo, il resto del corpo stava fuori. Durante la centrifuga un bello sbatacchiamento, però adesso sto bene, voglio andare a vedere se c'è qualcosa di importante. Ah, 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 che odor di bruciato che sento. Vuoi vedere che non posso più mettermi le mutande di carta vetrata sullo scivolo? Peccato perché erano nuove, sento anche un profumo di ossa. Dai, dai, col picchio, probabilmente. Guarda. Sono solo, quindi guardo. La mia vecchia radio, che era tutto un programma. Adesso è spenta, quindi non credo. I miei libri, quanti libri ho scritto sopra pensiero senza scenderci mai. Un libro, me lo ricordo. Topo Orbo, ti diciamo noi dov'è il formaggio. Mi ricordo anche l'altro, un altro libro. Abeti nel deserto, nemmeno l'ombra. Me lo ricordo ancora. C'è un guinzaglio qua per terra. Un guinzaglio, allora non sono stato solo come un cane, sono stato solo con un cane. Voglio vedere che fine ha fatto questo cane. Per me l'ha visto Bastiana e l'ha ucciso. Voglio vedere se riesco ad andare a casa. Devo trovare una verità che vada bene al grande Sinai, va bene anche una di queste. Certi elementi si attirano solo se si amano, quindi quello della calamite del ferro è infatuazione. Questa molto scientifica, però. No, non la capisce, ce ne vuole una più semplice. I metalli sono duri ma non cinici, fermi ma non immobili. Un esempio, la spranga in mezzo agli occhi. Ecco, questo è un esempio che deve mandare giù, anche la spranga. Comunque, ma non, forse ma non l'opera di prima. Comunque, la risolviamo dopo. La scoperta dell'uomo di Colombo. Rapporto tra omosessualità e viaggi. Non è attinente. Uno spartito. Ce l'ho nell'orecchio da un bel po', O è cerume classico, papapapero? O è la tromba di Eustachio che ha preso a funzionare? Cioè, le note sono do, re, mi, fa, sol, la. Le meno note saranno tatatatero, papapapero, gnignignignero, sara. Praticamente è la storia di fa sì che fa sol, che fa do, che fa re, che fa mi, che fa ti. E ti è meno disegnente, è un'opera.
no, per la messicana, no, per la sombrero, non sombrerissimo, però sombrero. E la storia di sassa che fa fa che fa sassa e papà e tatata fa sassa e papà e tata a letto e fa che tatata passo dopo magari sassa tatata e papà ti ha detto che non c'è agnignara che sara non stai bene sara e papà per me è Rossini tatata per me è Verdi. Sei daltonico, come faccio a crederti? E se fosse arancioni, cioè Rossini Verdi, è un'opera semaforica. Tatatatero? Per me è Puzzini. Sento questo odore di ossa. E se fosse Schubert, guarda, lo vedo di spalle, se si gira te lo dico. Per me è Mozart, cioè la mamma di Schubert. Ho detto Mozart. In inglese Mozart vuol dire mamma. E father, sarà un altro musicista. Sister and brother, ha messo su un complessino, sono andate via. Dai, cioè abbiamo capito il motivo, ma le parole Ave Maria? No, non è l'Ave Maria di Schubert. Sono già le 7? Beh, allora ci sta tutto. Che geli da manina? Per forza, sono fuori dalle 4, è inverno, vuoi aprirmi, cretino? Se no entro dal camino, papapapino. Per me è la Madame Butterfly. È il coro muto della Butterfly. È il coro muto, sono farfalle, cosa vuoi che dicono? Fly? O lo spillone, sono Mario Pinta, cosa vuoi che dicono? Tatatatero? Romagna mia? Egoista. Romagna nostra? Meno bella, ma più globale. Tatatatero? O solo il mio? Me lo presti, ho detto solo il mio? Scusa, avevo capito solo il mio. Tatatatero? Come triste Venezia? Perché sei allegro tu, guardati la faccia. Tatatatero? E gnignero? L'unico tenore che balbetta, facciamo il bolero per 20 anni, facciamo. Ci vuole una verità non musicale per il grande Schneider, tipo che so, tipo questa. Non avrete paura del fuoco se sarete vigili. Questa è la verità, e questa è la sua verità, e questa qua. Papapapero, sassassara, Schneider, ho trovato l'ultima verità, Schneider. Voglio andare a Casinabella, Schneider. Ho trovato la 33esima verità. Finai, mi vedi? Scusi. Ah, mi dispiace. Potrebbe chiamarmi Schneider, per favore? No, e non per favore? Che proprio non me lo chiama. Grazie, ben gentile. Scusi, potrebbe dirmi il motivo? Tatatatero? Ascolta, cerebro, guarda, sono già teso, che sono su qua da 90 anni, sono tesissimo. Ascolta, sì, potresti... Com'è morto? Ma quando è morto? 63 anni fa, ma non me lo potevate dire prima? Che mi sono fatto un mazzo come un fioraio sul Monte Ombelico? Ascolta, Fleuro, garzoncello, vieni qua, sì, ascolta, avrà avuto dei figli, sto deficiente, Schneider secondo, Schneider terzo, sì, come non li ha avuti? Cioè, li ha avuti, ma non li ha avuti. Li stava avendo? È morto mentre copulava sulla seggiola del dentista? Ma quanto c'è stato dal dentista? Aveva dei problemi alla radice, ma dei piedi però. Aveva dei moccassini tra i molari, aveva dei tacchi in mezzo ai canini. Ascolta, sì, vabbè, potresti chiamarmi almeno, sì. Chiamami Simeone almeno. Ma no, che non mi offendo, te l'ho chiesto io. Dai, chiamami Simeone. Ma non me la prendo, te l'ho chiesto io, per favore, chiamami Simeone. No, io mi chiamo Fuffio, t'ho detto, no, chiamami Simeone, non, ma non a me, ascolta, sì, ascolta, per me come cerebro sei famosissimo, per me sei cerberrimo, ascolta, chiamami Simeone, ma non a me, a lui, come i fratelli arabi, a me, a lui, ma no, a me. Non con l'H, sì. Beh, i capelli cosa? No, te li puoi fare come vuoi. No, io ho detto con l'H, ma no, ascolta, idiota, e non vorrei essere riduttivo, ascoltami, sì, ascoltami. No, volevo dire, sì, io mi chiamo Fuffio e mi chiamo io, però oggi non mi chiamo perché sono già qua. Se domani non ci fossi mi chiamerei, però oggi no. Puoi chiamare Simeone? Sì. Lo chiami Simeone, chiamalo Simeone, i Los Simeones, non so chi siano,
un gruppo cubano che suona, vabbè, se vuoi chiamare Los Simeones, ma io ti ho chiesto, chiamalo Simeone, Halloy, sì, vabbè, no, te lo saluto io il cugino arabo, sì, a me, sì, Salashma, sì, malattia araba, Hashma, sì, okay, ascolta, ascolta, Tempie, posso chiamarti Tempie, tanto in mezzo non c'è più niente, ascolta, sì, no, ascolta, sì, sì, no, io non riesco, sì, 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 no, volevo sapere, allora fai una cosa, sì, se riesci a incontrarlo, puoi dire che mi chiami lui, così evitiamo, insomma, non c'è nessuno, insomma, allora chiamami chi c'è, non è il mio soprannome, Fuffio chi c'è, ascolta, ascoltami, materia fucsia, perché grigia mi sembra un po' inadatto, ascolta, materia fucsia, volevo, oddio, scusami, come? Straniero di dove? Scusami, scusami, straniero, sei cinese. Ehi, ne avete perso uno del gruppone qua. Non mi sembra neanche il più illuminato, eh? Ascolta, penombra, brutta tenebra, ascolta una... Vabbè, no, scusami. Sì, una domanda alla volta, non capisci le mie, figuriamoci se gliele facciamo in un miliardo. I tuoi colleghi mi stanno chiedendo cinese di dove? Di Göteborg. Di Göteborg? Allora non sei cinese, sei di Göteborg. A tuo padre era di Göteborg, la mamma invece era era di Göteborg? Allora sei di Göteborg, cretino! Gli occhi così sarà un problema di gonfiore, cosa vuoi che ti dica? Se sei uscito ciglialico, si vede che è ancora il livido. Ah, sono gli occhiali che tieni dentro le palpebre tu. Allora, forse è quello che ti irrita. A me mi irriti tu, ma a te ti irrita quello. Sono le lenti a contatto che vanno tenute dentro, l'occhiale andrebbe in esterno. Tu sei altamente deficiente, sei di un'altezza unica. Ma nevica adesso su da te, ascolta. Ascoltami, sì. No, no, scusa, no, non volevo in effetti, perdonami. Ritiro tutto, scusami, non volevo... L'indirizzo della tintoria cosa c'entra? No, no, ritiro tutto, non è in quel senso. No, ascolta, ma non te l'ho mai promesso io, ho detto... No. Non ho detto una parola. Cosa vuol dire data una parola? Ascolta, ritiro tutto, da noi serve mai roba da matti. Devo ritirare anche la roba da matti? Vabbè, allora prenderò un sacchetto grande. Ascolta, sì, sì, ascoltami. Ascolta, ragiona un attimo. So che per te sarà un noviziato non piccolo. Comunque, sdraiati un secondo, respira a fondo. Sì, no, no, volevo dire... Voglio, cioè capisci la mia lingua, sì, avevi uno zio cinese, va bene, almeno di Göteborg. Oh, facciamo che non me ne frega niente, io non sono, ma no che non sono cinese, perché me lo chiedi? Perché, ma no, quest'occhio lo tengo chiuso per guardare qua dentro, cretino, non è possibile veramente, ascoltami, sì, 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 voglio andare via, ma la capisci la mia lingua, voglio andare via, la V di Tana, la conosci, V di Tana, voglio andare via. Perché nella tana c'è la volpe, bravo, bravo, vai. Voi avete l'alfabeto cinese, noi abbiamo l'oroscopo che ci tira, va bene? Ok, sì, sì, vai che ci sei, bravo, ci sei. Come colpito fondato? Ci sei, ah, C5, C4, vabbè, colpito fondato. Ascolta, battaglia navale dei miei stivali, ascolta. Sì, come li vai a prendere? No, i miei stivali, ascolta, ascolta un attimo, sì, U2, complesso, battaglia navale del complesso, U2, ascolta, dici segui l'ombra, come faccio a seguire l'ombra? Sono tutte ombre cinesi, potresti essere Oli, 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 ecco come sono poi la dinastia degli Oli, Oli primo, Oli secondo, Oli terzo, nascono così poi le oligarchie, vedi, dai, dai, non lasciarmi solo, dai, che ci sono tanti cinesi. Guarda quanti sono, guarda quanti cinesi. C'è anche la mia fidanzata col suo fidanzato. E beh, sono via da 90 anni, si è rifatto una vita. Si è rifatta anche un seno però. Bisogna che si rifaccia anche l'altro perché così è scoscesa molto. Qui c'è la mia musa, un fior di musa, la chiamavo la mimusa, me lo ricordo. Ah, la odoravo, dicevo, ti odoro. Non l'ho mai tradita, no, forse una volta l'ho tradita, la chiamai la cornamusa, lei se la prese, poi me la ridiede. Dopo che me l'ha ridata mi ha fatto subito un figlio, bello svelto, eh. Ho approfittato, qua c'è il gruppo Apparition,
un gruppo di angeli che suonano e scompaiono, gli apparition, un gruppo di angeli cubani, c'è l'angelo custodia qua, quindi dovrebbe essere nei dintorni, qua c'è una pulce anoressica, non vedo niente, quindi è qua la pulce anoressica che sta dimagrendo, qui vedo un eremita che mi guarda col cannocchiale, qua c'è Sissi Sissi Baobab, la ragazza delle caviglie enormi, la chiamavamo Sissi Sissi Baobab, veramente enormi le caviglie, vedi tu, vicino alla pianta dei piedi aveva delle zebre, dei leoni addormentati, vedi se... Qua c'è mio genero, che bisogna poi che lo avverta, che non ho figlie, quindi o se ne fa una ragione o se ne fa un'altra, non è che io possa poi seguirlo nella sua vita sentimentale, sessuale. Un eremita che mi guarda col cannocchiale prima, ho detto giusto, ho visto giusto, possibile? C'è un eremita, eremita, mi vedi? Eremita, è un po' di tempo che non vedo nessuno qua su, eremita, eremita, ascoltami, mi vedi? Eremita, puoi parlarmi? Come sei eremuto? Posso chiederti dalla tua risposta di che nazione sei tu? Cinese, esatto, di Göteborg. Immaginavo, ci deve essere tuo fratello qua nelle vicinanze, se non è già stato reclutato dall'intelligence. Ascolta, sì, ascoltami, sì, ti ringrazio, sei gentile, come col numero. Ah, sei gentile, grazie, una bella testa anche la tua, sai, ascoltami, sì. Sarei sullo stanchino, mi puoi dare una mano? Come scendi? No, sono sullo stanchino, non è un posto lo stanchino. Cerebro 2, la vendemmia, ascolta, cerca di ragionare un attimo. Sono sullo stanchino, vuol dire sono esausto, è una forma... Io mi chiamo Fuffio. Fausto non lo... Possibile che in due fratelli non beccate un nome? Ho detto esausto, non Fausto. Dumbo! Flappa le orecchie in posizione di udito giusto, vai! Non è possibile! Sì, dai! Porca miseria! Ascoltami, sì. Volevo sapere se sei... Sì, se sei così gentile... Per favore, se è possibile, mi puoi dire da quanto tempo sei arrivato sul Monte Ombelico? Sì, così per sapere. Come cosa fa così per sapere? Quanto fa così per sapere? Non lo so. Ascoltami, sì, vabbè, così, tanto per sapere. Sì, tanto per sapere avrà lo... Ascoltami! Sì, da 3 giorni sei sul Monte Ombelico? Il bello deve ancora venire, ragazzo! Com'è andata la fonte dell'orina quando sei arrivato nel mar di Caccarella, alla fine nella puzza orfica? Com'è quando si gira? Come sei salito dal mare di Giugione nella valle della Verbena? Che te l'hai fatto tu? Con chi hai parlato? Scusa, il grande Simeone non t'ha detto? Il piccolo Lord? Forse abbiamo incontrato gente diversa. Sì, se è per me... Come quando fa sempre a me? Ascolta, sai che mi viene nostalgia di tuo fratello a parlare con te? Cioè ho voglia proprio di una gran chiacchierata con uno furbo sentendo te, davvero? Sì, mi puoi dire quante verità hai trovato fino adesso? Quante verità? Una? E le altre 32? Come? Te l'ha detto che di verità ce n'è una sola? Cioè io mi sono fatto... Ascolta, ma... Con chi hai parlato? Il grande Shinai all'inizio non ti ha detto piccole donne crescono? Forse sì, sono arrivato più in anticipo o più in ritardo. Quanto fa più in anticipo, più in ritardo? Non lo so. Ascoltami. Sì, mi puoi dire per favore la tua verità che forse è quella che manca a me? Così vado a casina bella e me... Sì, no, ho detto dire, non voglio suggerimenti. No. Guai, copiare non è una bella cosa, neanche tu sei una bella cosa. Ascolta! Sì, per favore, dai, vieni incontro. Tu sta lì, vieni incontro in un modo... Sì, sì, almeno dimmi l'iniziale. Come comincia questa verità? Comincia per H. È una verità strana, per H è una verità elvetica. Per H tipo Hotel, Huber, Hans... O per H tipo accadimento, accademia, accadde, accavallare. Per H come? Ah, per H?
per H? Tutto attaccato, per H? C'è una parola che comincia per H? Per H. Dispregiativo di frutto da albero, per H. Melassa, bananassa, ananassa, per H. Sì, vabbè, sì, è una parola straniera. Mi puoi dire come finisce, almeno che m'oriento un po'? Sì, sì, un po', sì. Per H finisce? Cioè la parola è per H? È una parola straniera anche per uno straniero. Per H? Sì. Sei così gentile, per favore da dirmi se in mezzo tra per H e per H ci siano delle lettere... Come non hai la buchetta della posta? No, delle lettere. No, non ci siamo capiti. Ma da un po' però, non ci siamo capiti. Sì, no, no. Vabbè, guarda, ci guardo io nella buchetta. Ho tempo, devo andare in tintoria per tuo fratello. Guarda, ormai il pomeriggio me lo sono sputtanato. Ascolta, sì. No, 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 il giardino non lo poto. No, il giardino non lo poto. Non poto, potassi, ma non lo... Ascolta, non te ne approfittare, no. Volevo sapere, dai, non fare il furbo, dai. Sì, oh, bravo, quante lettere ci sono tra per H e per H? Sei, benissimo. Tutte consonanti? Tutte K? Cioè tra per H, per H? E che parola è? Per H, per H? Ma non ci sono delle parole più semplici che finiscono, che so, perello, perallo. Perallo finisce, però è tutta attaccata. Perallo? Sei sicuro? Quasi. Peralle? Quindi non sei sicuro? Quasi. Perallo? Peralli? Peralle? Ho finito la iola, non ha più vocali. Perallo? Peralle? 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 Cioè è composta la parola o come il tuo cervello? Cioè in decomposizione? Cioè per H, per H, per allo, per alle, per alle, le combinazioni sono tante, per alle, per alle, o per alle, per alle, per alle, cioè va spesso in mari tropicali, allora è per alle, è più montanaro, per alle, per alle, non sono sempre stato così, per alle, per H, per H, per alle, per hai detto quasi! Ah, quasi attaccato, cioè la parola è per H, per H, per allo, quasi? Sei sicuro? Mi fa così strano? Sì, sei sicuro? Fuochino, quindi non sei sicuro, per H, per H, per allo, quasi, non sei sicuro, quasu, quasel, quasoc, quasac, hai detto fuochino, quasac, quasac, per H, c'è l'apostrofo, per H, per H, per allo, quasi, c'è l'accento, quasu, per H, per H, per allo, quasu, quasi, 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 c'è la dieresi? Vabbè, si curerà, cosa vuoi che... per H, per H, per allo, quasi, 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 hai detto fuochino? Ah, fuochino è attaccata? Cioè la parola è per H, per H, per allo, quasi fuochino? Ma credi che io sia scemo? Come sei? Grazie Pisa, grazie al Teatro Verdi. Grazie a voi. Grazie. Bastiana Bambera. Grazie.
Siete molto carini, non tutti si intende. Io sono molto contento di essere a Pisa questa sera perché avevo spettacolo, quindi sarei stato un bel deficiente ad essere a Norcia. E non certo perché odio Norcia, a parte che odio Norcia, ma non ne voglio parlare qua. Ne parlo qua, io credo che Norcia, ma non voglio infierire, anche perché non so cosa vuol dire voglio. Io feci, adesso feci, non è certo una bella parola, ma io pupù mi sembra orrenda, ecco, io scrissi, che può sembrare la nonna di Lessi, una scriveva, l'altra leggeva, scrissi e Lessi, la famiglia dei passati remoti, c'era anche Dissi, adesso fuori casa ve lo saluto io. Questa sera voglio ringraziare 1 miliardo di cinesi che mi seguono da più di 195 repliche. Il problema non è trovare teatri grandi, è il giro di Pullman che ci sarà domani a Pisa. Voglio ringraziare l'architetto che ha costruito questa scenografia in fase digestiva. Voglio ringraziare i miei tecnici che hanno affilato questo corrimano sottostante e io ho stigme teatrali da povero Cristo. Voglio ringraziare chi ha toccato i più alti picchi e alla fine ha scelto proprio questo picchio. Voglio ringraziare voi, perché non è facile per me che sono io, quindi figuriamoci per voi che siete gli altri, spiegare di questo spettacolo ciò che c'era, ciò che c'è, ciò che sempre ci sarà, cicca 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 c'ero, cicca 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 c'ha. Vi chiederete darà soltanto risposte musicali, vi ringrazio della domanda e spero presto di ringraziarmi della risposta. Io ho sempre cercato di pensare in un modo, adesso voglio fare un preambolo, pre dal latino davanti, ambolo dal greco embolo, malattia che colpisce uno dei 7 nani, ambolo, embolo, imbolo, ombolo, umbolo, e c'è un perché dovuto anche al mio odio per le H, c'è un perché. Io vorrei fare una specie di introduzione, anche se l'introduzione non lo vai amate, adesso amato è una parola grossa, diciamo stimato, anche stimato non è certo la parola ideale, anche ideale però non mi sembra certo, però anche sembra, beh, anche beh, oddio, più beh che, però, ma, più ma, più, se, più, beh, oddio, oh sì, Dio, ma, più, 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 che, perché la vita è una formula matematica, A sta B come B sta C, O sta P come Mustafa, quindi è un concetto molto, molto arabeggiante. La vita va in una direzione, l'importante non è conoscere la direzione, ma socializzare col direttore. Io credo che la vita abbia un senso, se uno vomita, quello è il senso di nausea, quindi, insomma, ci rimette, ecco questo che le voglio dire. In fondo, a mio modesto parere, che peraltro condivido, io credo, e lo dico col cuore in mano, quindi, diciamo che questo è il succo, quindi io me lo bevo, c'è una verità degluttente, in fondo è qua dove scapicola il toro, inciampa il maiale, sbatte il rinoceronte, scivola la vacca, casca l'asino, ecco, mi dispiace, casca l'asino. Mi dispiace per un modo di dire, ho rovinato una fattoria ben avviata, ecco, non volevo, non era nei miei intenti. Ma non vorrei fare un discorso poi troppo livellato, perché se livellato vuol dire ucciso colpi di passaggio a livello, figuriamoci, cosa vuol dire cessato, ecco, no, non vorrei, forse per molti versi, per molti versi questo ha un senso, ma non vorrei, come diceva mio nonno, vecchio veterinario siciliano, che si ringava sempre i vitelli, un giorno ne scappò uno, pianse, glielo riportammo rise, e disse il vitello è tornato, la ricetta che ha fatto la fortuna, non solo della mia, forse di tutti. Grazie! Grazie, grazie. Si parlava testè col mio regista, si chiama testè, e si diceva Pisa, spettacolo nuovo, bis nuovi. Ne facciamo molti di più, però tutti più brevi. Ma io ho detto no, troppo brevi no, non ci cascano. Lui mi dice ci cascano, vai fuori, vedrai che sono ancora lì. Non aveva tutti i torti, eh? Molti li ho presi io per ogni evenienza, questa è una di quelle ogni.
Io conoscevo un pubblico come voi. No, non è morto, però. Se posso darvi un indirizzo, è in via di guarigione. Adesso voglio fare, come stasera proprio non vi vedo decisi ad andare, voglio fare una cosa che facevo da bambino, vediamo se mi riesce questa sera. Adesso io conterò io conterò fino a 400, che non è poco, vi do un bel agio. Conterò fino a 400, poi mi girerò, perché non posso stare sempre qua come un geco al muro di Sardegna. Mi girerò, e quando mi girerò dovete essere andati via, o nascosti, ma bene, però bene. Non come due gemelli in un'ecografia burlona, cioè uno dietro un altro. Se no facciamo una cosa, andate via voi, oppure facciamo così, come si potrebbe fare. Prima, no, vi girate e vado via io, che è più comodo. Se no mi tocca di fare come ho fatto a Napoli, città che non mi mollava più. Ho dovuto fare una cosa brutta, ma l'ho fatta. Un gioco strano, si chiama Occhio non vede, occhio non vede. Un po' braille, un po' no. Ma è cruenta, io la cruenza non la amo, no, non la amo. La cruenza non è giusta, ma cosa è giusto nella vita, vi chiederete voi? È forse giusto credere che le balle siano bugie che stanno nelle mutande, eh? È giustizia questa? È forse giusto credere che rin, tin, tin, sia un rumore di cane che cade per le scale, eh? È giustizia questa? Chi ha avuto, avuto, avute, chi ha dato, dato, dato. È un proverbio per i balbuzienti alle prime armi? E queste armi, chi gliele ha date? Perché Benedetto Croce non firma più, eh? Ettore Fioromosca, veramente orgoglioso del suo insetto? Sì, veramente? Allora Pio X e un Papa Pulcino non c'è tra i primi classificati. È giustizia questa? Fa diesis, che cos'è fa diesis? È la somma di 5 più 5 fa diesis? Cos'è, musica o matematica? Allora la formula del latte cos'è? Vacca 2O, eh? Poi vi voglio fare un'altra domanda che interessa a me in questo caso. Ma non avete niente da fare stasera? Grazie! Il picchio! Bastiana, Vandera, i cinesi! Forse non ci siamo capiti. Mi sono messo in lungo per l'ultimo bis. Fa sempre piacere vedere che alla fine dello spettacolo, perché è di questo che si tratta, fine dello spettacolo. Mi sembra un concetto difficilissimo, no? Fine dello spettacolo. Dello è il vostro problema? No, eh? Fa sempre piacere vedere che alla fine dello spettacolo la maggior parte della gente non si alza. Un po' come se io non fossi mai entrato, per capirci. E i motivi possono essere i soliti tre. Ho un buon collante, o è scoppiato un incendio fuori, state tutti qua. Ho un biglietto a vita, io non so qua come funzioni al Verdi l'abbonamento. Tra l'altro io non sono di Pisa, ho la mia vita, devo girare. Posso stare sempre qua. Questa sera però vi voglio lasciare con un compito a casa. Adesso vi farò un indovinello, voi non ci pensate qua. Andate a casa, che andrete a casa, non potete star sempre qua. O questa è casa vostra, allora, gran bel tinellone, eh? Oh, poi vedo che avete gente, vi lascio, non voglio disturbare. Oppure, o è casa mia, allora via i piedi dalle seggiole. Insomma, l'importante è che andiate a casina bella, se è bella, se non è bella la ristrutturate. Non è che io mi fissi sulla qualità. L'importante è che andate a casa, anche se non è la vostra, c'è una porta aperta, dentro! Non è che io mi fissi sulla proprietà, l'importante è che andate a casa, potete andarci piano, veloci, l'importante è che ci andate, prima o poi. Quando sarete a casa, penserete all'indovinello che avrò fatto qua, ci scambiamo i numeri di telefono,
Quindi se suona il vostro cercano a me, se suona il mio cercano a voi, perché scambiandosi i numeri i primi tempi sarà un bel casino. Pronto? L'indovinello è facile, molti di voi ci arriveranno subito. Quando un delfino arriva, arriva, vuol dire che arriva quando vuole o è già vicino alla spiaggia? Ecco, no, no, non pensateci qua, guadagnate l'uscita perché vi siete lavorati l'ingresso, ve lo meritate, grazie. Grazie Pisa, vi voglio bene. Grazie a voi, grazie al Teatro Verdi.